Rispetto alla conduzione del governo e alle battaglie politiche necessarie per fare le cose che gli italiani davvero si aspettano, non vorrei che su di me si commettesse un errore di valutazione. Non vorrei cioè che quella che con un'espressione dal sapore forse antico si chiama buona educazione venisse scambiata per debolezza, in un tempo nel quale paiono vincere urla e insulti. Voglio dire ai senatori che sostengono il governo e agli italiani che credono nel nostro progetto di avere piena fiducia nella mia determinazione, nella mia resistenza, nella mia totale dedizione, fino in fondo, per il bene dell'Italia, a onorare il compito che il Presidente Napolitano e il Parlamento mi hanno assegnato. Non ho alcuna intenzione di deludervi e non vi deluderò.